importante secondo voi in una centrale di intrusione la qualità del menu vocale? Cosa si intende per menu vocale? Si intende quella parte interattiva per cui noi telefonando alla centrale d'allarme otteniamo una risposta. Ciao, sono la tua centrale d'allarme. Digitare codice, noi digitiamo sul tastierino del nostro smartphone il codice e poi entriamo in un menu interattivo dove possiamo dire ciao centrale, premere 1 per inserire, premere 2 per verificare le zone d'allarme, premere 3 per attivare le uscite e via dicendo. Quanto è importante? I clienti lo usano? Personalmente mi sono stupito nello scoprire quanti installatori ancora ricercano la parte vocale e di quanti installatori ancora hanno obiezioni sulla parte vocale, che non funziona bene, in questa marca non mi piace tanto, in questa è molto più semplice, in questa è molto migliore, in questa è molto peggiore. Io sinceramente, da fruitore prima che da distributore di un sistema di sicurezza, ho sempre usato l'app, ma probabilmente è la mia forma mentale. Il primo antifurto che abbiamo montato qua in negozio, quando ancora non sapevo praticamente niente, l'abbiamo collegato, l'abbiamo messo in funzione mia sorella, abbiamo acceso, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo imparato a gestirlo tramite SMS con l'app dedicata. Non mi è venuto mai in mente una volta di telefonarla, tant'è vero che quella centrale aveva il menu vocale. Mi sono posto il problema laddove abbiamo cominciato a venderle e mi hanno chiesto come funzionasse, e quindi ho detto non sapevo manco che ci fosse. Cioè, ovviamente io nasco ignorante, per cui questo sarebbe inconcepibile per un installatore di sistemi di sicurezza, ma per me, nascendo ignorante, ho scoperto l'uso del menu vocale e quindi cosa poteva fare, cosa non poteva fare, quando qualcuno me l'ha chiesto. In altre parole, la parte vocale di una centrale d'allarme è ancora molto importante al giorno d'oggi. Io pensavo che ormai tutti facessero tutti con le app, ma effettivamente mi sono reso conto che c'è una categoria di clientela che la app non la usa, invece usa molto la parte vocale. Com'è il vostro rapporto col menu vocale? Com'è il rapporto dei vostri clienti? È importante? Lo sfruttate spesso? State convertendovi su app? Cercate ancora un prodotto che invece sia forte sulla parte vocale? Vorrei capire le vostre impressioni, vorrei capire quindi i vari prodotti che utilizzate, come se la cavano in tal senso, quali sono gli eventuali problemi, quali sono gli eventuali dubbi. Scrivetemi e aiutatemi a capire se oggi è ancora importante puntare su menu vocale, su queste cose qui, o se invece l'app è destinata a soppiantare qualsiasi altro tipo di interfaccia macchina uomo. Ciao!